Sabato 20 aprile 2024, questo è il mio desiderio in un posto così. Guardate, ascoltatori di YouTube, Torrente Scrivia, sono in Val Scrivia, sono sceso col treno comodamente alla fermata del treno Isola del Cantone. Ho fatto 300 metri per vedere questa stupenda valle dove la vedevo sempre passando col treno, ma non mi ero mai fermato. Guardate che bello il torrente, questa è una meraviglia di senso naturalistico. E poi mi hanno detto che Isola del Cantone c'è anche un laghetto che non è lontano, che si può andare benissimo attraversando il primo ponte. Io sono l'ultimo ponte del paese, denominato, come ho detto prima, il nome appropriato, Isola del Cantone. Guardate sottostante a me la percorribilità del torrente. Sono in provincia di Genova, qui è un qualcosa di eccellente. Devo dire che ieri mi è piaciuto Camogli, ma a me tutto quel lusso non fa parte della mia personalità. Mi piace la semplicità dove sono oggi a vedere questo piccolo torrente, Isola del Cantone. Poi andrò a vedere anche il laghetto la prossima volta. E mi hanno detto che ci sono tante cose da visitare, anche un castello d'epoca. Eccola lì! È passato adesso un camioncino, mi ha visto, meno male. Guardate la spiaggetta per quest'estate, dove non c'è la massa di gente per prendere il sole, qui in riva al torrente Scrivia. Anche adesso si può scendere. Beh, infatti me l'ha detto una signora, perché io chiacchiero con tutti. Si può andare in quella spiaggetta lì sabbiosa a prendere il sole in maggio. Oggi ho visitato appena appena in tempo la zona, perché alle 18:10-11 ho il treno che mi riporta a Tortona. Ma guardate questo bel cielo, ma guardate queste nubi che sprizzano la gioia in un senso, diciamo, di pace, di serenità, di armonia. E voglio fotografarvi ancora la spiaggetta sottostante dove mi hanno indicato di scendere per prendere il sole in costume e fare il bagnetto nel torrente dove non è pericoloso. Sono qua in Valle Scrivia. Adesso voglio leggere l'altro foglietto che mi hanno dato. Mi hanno detto di andare lungo Scrivia, c'è la Val Borbera. Val Borbera, eccolo qua, che è un posto anche lì stupendo. In questo momento sono Val Scrivia, ma mi accontento di essere qua perché sono vicino alla stazione e vedere questa bell'aria. Venite qua a vedere questa Val Scrivia, che è veramente eccezionale, comoda per arrivare col treno. Guardate questo leggero vento che accarezza la pelle. Ora vado giù in spiaggia, sono lieto di essere qua. Poi vado al laghetto qua vicino, c'è tante cose da visitare, anche un castello piccolo dell'epoca passata. Ricordate, Isola del Cantone. Aldo!